È originaria di Trieste, una delle quattro vittime della barca rovesciatasi sul Lago Maggiore. L'incidente è accaduto durante una festa di compleanno. L'allarme è scattato ieri sera. Indagini in corso sulla dinamica. Trucava le vincite alle slot machine grazie a un software installato sul cellulare. Arrestato dai carabinieri un 39enne. Il fatto è accaduto nella notte a Casarsa della Delizia. Con Pentecoste, strutture ricettive del turismo a regime in tutto il nord-est. Cavallino Tre Porti, occupazione del 90%, Bibione si rilancia con eventi e attenzione all'ambiente. Volley Under 18, Imoco San Donà campione d'Italia, e festa grande a Vibo Valentia. In Friuli lo sloveno Roglic vince il Giro d'Italia aggiudicandosi la cronoscalata del Monte Lussari. In Friuli occidentale successo per la prima tappa del Giro Pordenonese Cordenons 2023. Un saluto, ben trovati con l'informazione di Media 24. Questi fatti del giorno. Apriamo subito il telegiornale perché un automobilista di 31 anni di Pravis Domini al volante di una Renault si è scontrato questa mattina attorno alle 7.30 a Motta di Livenza lungo la Postumia con una Vespa in sella alla quale viaggiava un 61enne di Treviso, ricoverato in prognosi riservata. Migliorano le condizioni invece di una mamma e due bambini che sono rimasti coinvolti in un incidente accaduto sulla strada provinciale 1 ieri a Villotta mentre viaggiavano a bordo di una Kia. Barca rovesciata nel Lago Maggiore, sono quattro le vittime della tragedia avvenuta nel corso di una festa di compleanno, tra le vittime anche una donna originaria di Trieste. Partiamo da qui il servizio, Tania Pellegrini. C'è anche una donna originaria di Trieste tra le vittime del tragico incidente in barca avvenuto ieri sera sul Lago Maggiore, all'altezza di una località di Sesto Calende. 24 persone si trovavano a bordo di un'imbarcazione turistica che navigava al lago, noleggiata in occasione di una festa di compleanno, quando intorno alle 19.30 una bomba d'acqua è scesa all'improvviso. Sono bastati pochi minuti perché la situazione peggiorasse drasticamente. Il forte vento ha infatti provocato una tromba d'aria che ha ribaltato la barca, causando quattro vittime. Si tratta di tre turisti, un 54enne di nazionalità israeliana, come confermato dal Ministero degli Esteri di Gerusalemme, un 50enne originario di Frosinone e una donna triestina di 53 anni. Oltre alla moglie dello stesso comandante e proprietario della houseboat, una 50enne di origini russe residente nel Varesotto. Il marito, Claudio Carminati, è al momento ricoverato in ospedale. Lanciato l'allarme, sono accorsi sul posto i vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre a 6 ambulanze, 4 automediche e un elisoccorso da Como. I 20 passeggeri insieme al comandante sono riusciti a salvarsi nuotando fino a riva o soccorsi da altre imbarcazioni. Le salme delle prime due vittime sono state recuperate nella tarda serata di ieri. La terza è stata portata a riva all'alba di oggi e nel corso della mattinata i carabinieri sommozzatori hanno trovato il quarto corpo a circa 25 metri dall'imbarcazione. La procura di Busto Arsizio aprirà ora un fascicolo per far luce sull'incidente nautico, accertando le condizioni dello scafo e rispetto delle norme di sicurezza a bordo, una volta recuperato il relitto che ora si trova a 15 metri di profondità sul Lago Maggiore. Un composto organico di nome fluorescina, non pericoloso, utilizzato per il regolare funzionamento delle reti fognarie. Questa è la sostanza che ieri ha colorato di verde le acque del Canal Grande a Venezia, accendendo sulla città lagunare i fari di tutto il mondo. Le forze dell'ordine stanno indagando sul responsabile. Questa mattina in prefettura si è svolto un nuovo briefing dopo quello di ieri. ARPA ha effettuato nuove analisi, ma tutti sono stati concordi nell'affermare che il composto non reca alcun danno o pericolo per la salute della popolazione. Il liquido in questione viene immesso in tutte quelle circostanze dove si verifica una perdita d'acqua per comprenderne il tragitto seguito, ma su chi l'abbia utilizzato c'è ancora un alone di mistero e le piste sono aperte, da un errore da parte di un tecnico fino a un eventuale gesto al momento, secondo la Questura di Venezia, non ancora rivendicato.
Un uomo di 50 anni invece di età è stato soccorso dai sanitari questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Porcia lungo la strada statale 13 all'altezza dell'azienda Rosa. Per caso in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra una moto e una macchina. Nell'impatto il Centauro, l'uomo in sella alla due ruote, è rovinato sull'asfalto. È stato preso in carico dal personale sanitario e poi condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un incendio invece ha causato ingenti danni a un impianto sportivo a Visinale di Pasiano di Pordenone. I vigili del fuoco sono stati impegnati per 7 ore al fine di domare le fiamme e completare le operazioni di bonifica. Il rogo si è scatenato ieri pomeriggio, poco prima delle 13, dall'impianto fotovoltaico sopra gli spogliatoi del palazzetto di via Papa Giovanni XXIII, prorogandosi poi al tetto in legno e alla tettoia a fianco, sotto la quale c'erano cuochi al lavoro per preparare il pranzo per i partecipanti al torneo di mini rugby che si stava svolgendo in quel momento nel campo da calcio adiacente alla struttura. I pompieri sono arrivati sul posto dal comando di Pordenone con il supporto di squadre da Treviso, con 4 autopompe, 4 autobotti, 1 autoscala. Insieme al funzionario di guardia e al comandante di Pordenone, 24 uomini hanno provveduto a evacuare le circa 200 persone presenti e a spegnere il rogo, riuscendo a salvare anche parte dell'impianto fotovoltaico coinvolto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, ma sono ingenti i danni alla struttura, che è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche i carabinieri del radiomobile di Sacile e della stazione di Prata di Pordenone. Dalla prima ricostruzione pare che a scatenare il rogo sia stata una causa accidentale e probabilmente un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico, appunto, sul tetto della struttura. Autobus di una scolaresca a fuoco, paura in A4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Rivenza. Rosario Padovano. Autobus a fuoco in autostrada A4. Paura per una comitiva di studenti di Cavarzere. L'estintore in dotazione all'autista evita il peggio e scongiura la tragedia. Sul posto la polstrada di San Donà Portogruaro e i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto venerdì sera nel tratto compreso tra le uscite autostradali di Portogruaro e Sanstino di Rivenza sulla carreggiata ovest in direzione di Padova. Il pullman era carico di studenti e alla fine nessuno è dovuto ricorrere alle cure mediche, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Certamente questa gita fuori porta non la dimenticherà nessuno. In A4 l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Il pullman stava marciando in maniera regolare, non c'erano state avvisaglie di alcun genere, nessun sospetto, nessuna spia accesa. Il tragitto di ritorno era ormai a buon punto. Poi l'incendio, l'incombere del pericolo e il soccorso provvidenziale. Rimaniamo in Veneto orientale. Incidente stradale questa mattina in A28, poco dopo le 8, si è verificato uno scontro a seguito del quale un uomo di 57 anni è stato ricoverato all'ospedale di Portogruaro con un codice di media gravità per un violento trauma toracico subito. L'incidente è avvenuto nella zona dello svincolo della città dell'Emene. Si sono dissolti in poco più di mezz'ora alcuni rallentamenti. L'emergenza è terminata poco prima delle 9. Truccava le vincite alle slot machine grazie a un software installato, pensate, su un cellulare. Arrestato nella notte un uomo è accaduto a Casarsa della Delizia. Giocava alle slot machine e vinceva sempre grazie ad un apparecchio elettronico che comunicava con il software delle macchine. Nei guai un cittadino rumeno di 39 anni. L'episodio risale a 1 di questa notte. Il titolare del bar Pascià di Casarsa della Delizia, all'altezza del semaforo sulla Ponte Bana, insospettito dallo strano atteggiamento dell'avventore intento a giocare alle slot, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Azzano Decimo, che hanno identificato la persona trovandola in possesso di un telefono cellulare modificato che all'interno aveva un sistema elettronico capace di interagire con il software della macchina ed analizzare i dati, permettendogli così di giocare nel momento in cui vi era un'alta possibilità di vincita. Il 39enne inoltre aveva con sé circa 300 euro in monete e un paio di tessere sanitarie che utilizzava per giocare, intestate a terze persone, oggetto di furto.
Accertati i fatti, i militari hanno posto il tutto sotto sequestro e il cittadino rumeno è stato arrestato e rimesso in libertà in attesa dell'udienza di convalida. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato con mezzo fraudolento. Un sequestro di una modica quantità di hashis è stata invece eseguito nella serata di domenica dalla Guardia di Finanza in supporto alla polizia locale a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di un sequestro di natura penale per cui il possessore dello stupefacente rimedia anche la denuncia. I finanzieri che stavano perlustrando il centro di Lignano lungo l'asse centrale si sono accorti che i due pastori tedeschi al seguito erano irrequieti al passaggio di una comitiva. Alla fine è stata organizzata sul posto una perquisizione personale che ha portato all'esito finale quello della denuncia e del sequestro della quantità di stupefacente per la finanza, non era droga, per uso personale. Ora si tratta di capire se il denunciato rischia o meno il processo. Su questo è al lavoro la magistratura di Udine. Portogruaro, raffica di furti invece nella frazione di Sumaga, danni per decine di migliaia di euro. Preoccupante scia di furti nel territorio della frazione di Sumaga, al confine tra i comuni di Portogruaro e Cinto Caomaggiore. Si parla nella frazione portogruarese di un bottino complessivo di 50.000 euro. In azione la banda del Foro. In una sola notte i ladri hanno visitato 7 case portando via molti soldi e gioielli e soprattutto da un'abitazione una collezione di orologi che da sola valeva 30.000 euro. È il più grosso laid ladresco dall'inizio dell'anno. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Portogruaro che per ora hanno raccolto poche denunce rispetto al numero dei colpi. Emerge soprattutto dalle telecamere un filmato dove si vede una banda composta da almeno 5 persone. Al momento non ci sono i presupposti per stabilire che gli autori del furto siano i cosiddetti gemelli Lupin. Fiume Veneto, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo di un intervento di riqualificazione dell'area verde che costeggia la pista ciclabile tra via Vespucci e il sottopassaggio del quartiere Primo Maggio lungo la ferrovia Pordenone-Udine. L'opera è finanziata da un contributo regionale di 53.000 euro ottenuto dal comune di Fiume Veneto grazie alla partecipazione a un bando dedicato. Verrà rinnovato il verde esistente con un arricchimento attraverso la piantumazione di nuove alberi e la sistemazione del manto e del tappeto erboso al fine di offrire una precisa caratterizzazione al luogo in modo da renderlo maggiormente attrattivo per chi pratica sport. Andiamo ora a Cimpello, dove nelle ultime ore è stato inaugurato un nuovo complesso moderno. Il sindaco Jessica Canton e anche l'assessore regionale Cristina Amirante, con la quale è stato fatto il punto della situazione anche relativamente alla viabilità della Cimpello Sequals. Sentiamo. Che cosa rappresenta per il primo cittadino di Fiume Veneto un evento come quello di oggi? Beh, sicuramente un motivo di orgoglio, perché questa, la realtà della famiglia Zanchetta, la realtà che ha creato e costruito Giancarlo Zanchetta insieme alla moglie 55 anni fa, perché oggi celebriamo anche una data importante, è motivo di orgoglio per tutta la comunità, perché esempio di impresa che si costruisce piano piano, con la fatica, con gli sforzi, che però sa fare innovazione, sa dimostrarsi innovativa, e l'edificio che abbiamo inaugurato oggi nella frazione di Cimpello ne è l'ulteriore, l'ennesima dimostrazione. Si diceva prima, ma insomma Giancarlo Zanchetta è conosciuto qui in comunità non soltanto per la sua attività imprenditoriale, ma anche per quella sociale, che l'ha visto impegnarsi in maniera sempre più intensa in questi ultimi anni. Però, come accennavo poco fa, effettivamente l'attività dell'imprenditore che si impegna, che si responsabilizza, che si assume le responsabilità dei dipendenti ma anche di tutte le loro famiglie, in realtà fa attività sociale già nell'attività imprenditoriale. Assessore Cristina Mirante, assessore alle infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia. Vorrei, assessore, che lei un po' ci dicesse qual è la situazione della grande viabilità nella provincia di Pordenone, in particolare con riferimento alla Cimpello Sequals, che è una grande incompiuta del nostro territorio. La giunta regionale, lei nel particolare, avete qualche progetto rispetto al problema che da tanti anni ancora è presente nella provincia di Pordenone?
Assolutamente sì, è uno dei primi fascicoli che ho voluto aprire insieme ovviamente alla direzione e tutti gli uffici. C'è uno studio che è molto avanzato per quanto riguarda la Cimpello Sequals e il prolungamento ovviamente verso Gemona, con delle soluzioni che possono essere meno impattanti di quello che era il primissimo tracciato di cui si parlava anni addietro, in modo tale da coniugare l'esigenza infrastrutturale che c'è ed è molto forte. Noi siamo sicuramente la provincia con meno infrastruttura a livello percentuale in base appunto al numero di persone residenti e anche di insediamenti industriali e produttivi, e quindi è uno dei capitoli, dei primi capitoli che con il presidente Fedriga stiamo affrontando per vedere come finanziarlo e come farlo partire il prima possibile. Piano nazionale di ripresa e resilienza, se da un lato insomma Roma sta discutendo con l'Europa per quello che sarà il futuro relativamente alla prossima tranche in arrivo e ai progetti ottenuti, e su questo l'asse proprio tra Roma e Bruxelles non è così particolarmente caldo, anzi pare piuttosto freddo. Su questo insomma il ministro Fitto, che ha la delega proprio al PNRR, sta lavorando e dovrebbe relazionare quanto prima. Dall'altro la gente si interroga: ma sul territorio quali risposte ci saranno, a che punto siamo, quanti progetti arriveranno, le risorse, insomma. Gianluca Falcomare, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, ben ritrovato. Qual è lo stato dell'arte, o insomma che cosa possiamo dire per questo territorio? Beh, abbiamo iniziato già da tempo, da qualche mese, in realtà a fine dell'anno scorso, che abbiamo iniziato a fare una sorta di monitoraggio osservatorio del PNRR che è stato investito nel nostro territorio. Non è di facile esame o analisi, in quanto i beneficiari di questi contributi non sono solo gli enti locali, ma sono stati anche altri enti come il consorzio di bonifica, così come è stata l'ULS, così come sono stati diverse forme di servizi sociali, così come è stata la città metropolitana. In pratica stiamo cercando di mettere ordine a 360 gradi e vogliamo proporre alla popolazione un'analisi esatta di quanto ha impattato e sta impattando il PNRR a livello locale, senza nascondere che sicuramente ci sarà anche un riferimento alla difficoltà di gestione dei progetti PNRR, perché da un lato si è voluto centralizzare al punto, altro che autonomia, si è centralizzato al punto che la stessa amministrazione, le varie amministrazioni centrali, i ministeri per capirsi, che gestiscono questi fondi, si stanno un po' impaltanando nella gestione dei progetti stessi. Siamo tornati indietro di molti anni da questo punto di vista. Qualsiasi progetto viene finanziato, gestito e coordinato a livello nazionale. Tra l'altro, immaginatevi dagli uffici del ministro Fitto proprio su decreto, esatto, del governo poi, qualche mese fa. E poi, ma noi in realtà poi ci sono anche però il Ministero dell'Istruzione, sono 4-5 ministeri che di fatto gestiscono questi progetti. Ebbene, non riescono a trovare il personale che poi gestisca questi uffici. Ed è il problema che abbiamo avuto anche noi a livello locale. Come municipi manca il personale per poter portare a termine. Sì, si è studiato una forma di personale a tempo determinato, ma quale professionista per una manciata di euro al mese viene a gestire progetti da milioni di euro? Ecco, secondo me si è cercato un po' di camuffare quello che in realtà era una situazione che si fa fatica a capire e volere. Sì. Il problema è che vanno riformati gli enti locali, ma bisogna dare strutture agli enti locali, perché possiamo cambiare i nomi, ma se la malattia resta sempre la stessa, il paziente non sta bene. Come siamo in Veneto orientale? Che cosa vi aspettate? Cosa potrebbe arrivare? Quali sono insomma anche i progetti che potrebbero vedere la luce, non domani, ma nei prossimi mesi? Adesso è molto difficile dire quanti, però i nostri comuni hanno preso, soprattutto i comuni sopra i 15.000 abitanti sono stati beneficiari mediante il fondo rigenerazione urbana di una quantità di investimento importante. Certo. Per fare una sintesi, il comune di Stondona ha preso meno progetti, ma ha preso fondi molto consistenti. Il comune di Portogruaro sembra, adesso stiamo verificando, sia un record di progetti finanziati, ma sono progetti più piccoli. Ecco, quindi quello che vogliamo fare è proprio dare un'idea di quanto e come. E non dimentichiamo il privato, perché il PNRR non è arrivato solo agli enti locali, come dicevo prima, è arrivato anche alle partite IVA sotto forma di diversi finanziamenti e attribuzioni. È arrivato anche all'agricoltura per quanto riguarda la ristrutturazione di manufatti rurali nel nostro territorio. C'è un capitolo anche su questo.
Esatto, ce n'è da analizzare, ma siamo qua proprio per dire, signori, questo è il lavoro che abbiamo svolto, bravi o no, e questo è il lavoro che abbiamo fatto. So che state anche su questo redigendo un documento, ma poi chiudiamo. Sì, credo che per mercoledì saremo in grado di pubblicarlo, sicuramente lo condivideremo con la stampa e con la, insomma, con la, la vostra TV. Noi seguiremo, chiaramente. Grazie Gianluca Falcomer. A voi. Occupazione del 90% nei campeggi, andiamo a Cavallino Tre Porti dove la Pentecoste apre di fatto la stagione, si guarda insomma con grande ottimismo per questo 2023. Sentiamo il presidente di Asso Camping. Effettivamente con la festività di Pentecoste è cominciata la stagione turistica di Cavallino Tre Porti. È una festività che riguarda soprattutto la, diciamo, i cittadini tedeschi, in particolar modo in questo momento la maggior parte sono originari dal sud della Germania. I campeggi in questo momento hanno un'occupazione di circa il 90%, quindi quasi il tutto esaurito, proprio come da previsione. È una festività che di solito registra questo dato e tra l'altro porta una permanenza che è che va oltre la settimana, c'è chi sta anche due settimane in questo periodo. A pieno regime i campeggi quante persone possono accogliere? Ma a Cavallino Tre Porti i campeggi possono ospitare in totale circa 65.000 persone. Le vacanze in campeggio hanno una permanenza media che supera la settimana, si va dai 7 agli 8 fino ai 9 giorni per alcune strutture di permanenza media durante l'estate. Perché la tipologia di vacanza all'aria aperta è così amata? Ma per alcuni è proprio una tradizione, c'è chi ama proprio, che ha le proprie strutture, quindi la roulotte, il camper, e quindi ovviamente cerca di accedere a questo tipo di strutture, ma anche chi non ha questi mezzi mobili di pernottamento ma vuole una vacanza all'aria aperta trova delle soluzioni come i bungalow e i case mobili, che sono strutture adatte alla famiglia prevalentemente. Infatti il cliente tipo è la famiglia con bambini, proprio perché qui si trovano spazi verdi, la possibilità di avere intrattenimento e divertimento per i bambini. Questa è la situazione a Cavallino Tre Porti, patria del turismo all'aria aperta, ma insomma anche Bibione si sta organizzando ed è pronta al meglio per accogliere i turisti da quelle prossime settimane. Siamo con Giuliana Basso, che è presidente del consorzio Bibione Live. Ben trovata, presidente. Buongiorno a voi. Ecco, qual è la situazione al momento dopo la Pentecoste e con ormai le scuole che vanno verso la chiusura, da lì si segna poi di fatto un'estate 2023, che gli indicatori insomma forniscono come quella dei record. Com'è la situazione e qual è anche l'andamento che ad oggi si può fare in vista delle prossime settimane? Beh, l'andamento è molto buono. Diciamo che è una stagione comunque diversa da quella dell'anno scorso, quando c'è stata una vera rincorsa a prenotare, ad uscire dopo i due anni di pandemia. Quindi è una stagione che ha dei ritmi un po' diversi, però è partita molto bene. Adesso finalmente abbiamo anche bel tempo e anche per il prossimo weekend, in vista del primo e del 2 giugno, abbiamo veramente anche noi tutto pieno. Ecco, Bibione che punta storicamente verso un turismo ambientale dedicato alle famiglie, ma non solo. Se dovesse fare insomma una sintesi per quest'estate 2023, che cos'è che i turisti potranno trovare nella località balneare? A cominciare ovviamente da strutture ricettive pronte ad accoglierli, chiaramente. Beh, strutture ricettive sia alberghiere che extra alberghiere, veramente di qualità e moltissime anche nuove, completamente rinnovate. E poi la natura e l'ambiente, che noi abbiamo sempre, diciamo, valorizzato al massimo, un sacco di chilometri di piste ciclabili, molti dei quali fronte mare, le nostre terme nella spiaggia e tanto verde. Due si legano la nostra città con la vicina Lignano Sabbiadoro attraverso il fiume Tagliamento e con Caorle attraverso la nostra laguna, e quindi diciamo una bella vacanza a ritmi lenti e all'aria aperta sicuramente.
Ecco, il Covid da un certo punto di vista aveva segnato, no, l'importanza del ritorno del turista di casa nostra, diciamo i turisti del Triveneto, ma chiaramente italiani del nord Italia. Ora quando il Covid fortunatamente ha lasciato il passo a un ritorno alla normalità, c'è anche un mercato internazionale pronto ad affacciarsi sulle località dell'Alto Adriatico. Ecco, su questo bisognerà fare sintesi tra quello che è stato il periodo del Covid e da qui ai prossimi anni. Cosa ne pensa? Ma io devo dire la verità, noi non abbiamo perso nessuno dei nostri clienti stranieri, la maggior parte, diciamo il 70% circa nella nostra spiaggia è un turista di lingua tedesca, quindi austriaco, tedesco e svizzero. I nostri clienti sono tornati tutti l'anno scorso già, devo dire la verità, e anche quest'anno per la Pentecoste. È chiaro che la clientela italiana aspetta la fine scuola, ecco, diciamo, a parte qualche weekend di inizio stagione, però abbiamo ancora un paio di settimane. Ecco, si punterà chiaramente come le altre località anche ad allungare, no, la stagione il più possibile, non solo settembre ma anche oltre, visto anche il clima degli anni scorsi, ma soprattutto le varie attrattive che ci sono a Bibione. Sì, sì, sicuramente. Bibione è, diciamo, famosa per le sue manifestazioni sportive all'aria aperta, molte delle quali sono cominciate già al mese di maggio, e lì devo dire siamo partiti veramente alla grande e siamo stati molto contenti. E anche a fine stagione, quindi tutto il mese di settembre e tutto il mese di ottobre. Poi quest'anno allungheremo ancora perché ci sarà un bellissimo Natale che stiamo preparando per tutto il mese di dicembre. Poi Bibione quest'anno presenta una novità assoluta dal punto di vista sportivo, perché offre a chi soggiorna nelle nostre strutture alberghiere, extraalberghiere e i villaggi turistici e campeggi la possibilità di fare sport con istruttori qualificati gratuitamente in spiaggia per 3 giorni alla settimana, sia mattina che pomeriggio. Quindi a livello, diciamo, professionale, amatoriale, ma molto qualificato. E diamo questa opportunità a grandi e a piccoli di fare della bella attività sportiva gratuitamente. E noi chiaramente ci torneremo anche sul tema turistico per cercare di capire poi come sarà questa estate 2023 nel merito. Grazie a Giuliana Basso e buon lavoro ovviamente. Grazie a voi. Grazie dunque alla Presidente di Bibione Live. Rimaniamo a San Michele al Tagliamento, perché questa mattina è stato inaugurato il nuovo sportello della CISL, il servizio. La CISL di Venezia ha deciso di guardare alle periferie in maniera importante. Abbiamo 26 sedi in tutto il territorio provinciale. San Michele al Tagliamento abbiamo deciso di raddoppiare gli spazi per i bisogni del territorio. Si ricordava appunto prima l'ufficio di patronato, che segue tutte le pratiche in malattia, maternità, infortunio, l'ufficio fiscale, dove a San Michele al Tagliamento solo pochi giorni fa abbiamo superato i 7.30 prenotati e fatti per il 2023, quindi c'è tanto bisogno di sindacato, non solo nei servizi ma anche negli agenti sociali, soprattutto negli agenti sociali, e penso ai pensionati che in maniera volontaristica danno una mano a tutte le persone fragili che ne hanno bisogno. Le cose stanno andando fortunatamente bene dal punto di vista economico, il nostro territorio soffre non tanto la mancanza di lavoro quanto la mancanza di professionalità disponibili, a partire dal settore del turismo, ma non solo, anche il metalmeccanico, il chimico, l'agroalimentare. Quindi siamo in una fase positiva, le crisi sono periodiche, ci sono sempre, vanno al di là di quelli che sono i cicli economici, però c'è la necessità, c'è ancora tanto bisogno di sindacato, c'è tanto bisogno di persone, e il tema della formazione, della riqualificazione, di attirare le competenze per noi diventa fondamentale. Sport, lo sloveno Primoz Roglic ha vinto il Giro d'Italia aggiudicandosi in Friuli la cronoscalata del Monte Lussari. Il Friuli ha deciso l'assegnazione del Giro d'Italia. Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto con il tempo di 44:23 la temibile cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari di 18,6 km e conquistato la maglia rosa, strappandola per pochi secondi a Geraint Thomas del Regno Unito, piantatosi sulle rampe finali.
Roglic ha battuto anche la sfortuna sulle ultime rampe, gli era saltata la catena. La classifica finale ha visto Roglic in maglia rosa, Thomas secondo a 14 secondi, Almeida terzo a 1,15. Primo degli italiani, Damiano Caruso, quarto a 4 minuti e 40. Ieri la grande chiusura imparata sulle strade della città eterna a Roma. Prima tappa del Giro Pordenonese 2023, Cordenons, vediamo com'è andata nel prossimo contributo. Siamo a Cordenons per la prima tappa, trofeo, prima tappa del 35esimo Giro del Pordenonese, manifestazione intitolata Pasticceria Busato. La prossimo appuntamento venerdì 2 giugno a Pordenone per la seconda tappa. Ciao a tutti, niente, sono Agostino Gianmarco, nel mondo del ciclismo amatoriale mi conoscono abbastanza perché ho vinto tutto, sono stato un ex, ho avuto una storia un po' particolare alle spalle e niente, oggi sono qui a Cordenons perché mi hanno invitato a fare questa bella corsa, anche perché ci tengo, l'ho vinta 3-4 volte e ci terrei a vincere anche quest'anno. Io quest'anno ne ho già vinte 33-34 su 40 gare fatte, quindi ogni gara per me è come fosse un campionato del mondo perché la mia passione è questa e quindi ci tengo sempre a fare bene. Ciao a tutti, sono Maurizio Gava e niente, siamo qui alla prima tappa del Giro del Pordenonese, sempre l'organizzazione di Eraldo Scipioni che ci permette sempre di poter correre e di sfogarci un po' a queste gare amatoriali. Un grazie sempre a lui che ci mette impegno, sui collaboratori, un grazie anche alla mia società che ci permette di poter correre e divertirci, fare ciò che ci appassiona, insomma, ecco. Volley Under 18, Imoco Sandonà campione d'Italia e festa grande a Vibo Valentia. Allora, sono molto contenta e penso che ce lo meritiamo anche perché abbiamo affrontato una stagione molto difficile e non abbiamo mai mollato. Questi due giorni hanno esaltato questa nostra caratteristica che fino a poco fa non era proprio una delle nostre migliori, però le ragazze, va detto che sono due giorni, quindi parlo anche da ieri, che hanno un flow positivo, erano super attente, erano facilmente guidabili con poche parole e nel momento che siamo riusciti a sistemare per bene quello che avevamo preparato, la partita è venuta dalla nostra parte. Abbiamo avuto fra questa gente, fra di noi che lavoriamo in palestra, dei lutti in questi anni importanti, non voglio citare i nomi perché sennò poi se ne dimentica sempre qualcuno, persone che lavoravano con noi e per noi e che purtroppo sono venute a mancare. E ho sempre sognato di fare queste interviste da campione d'Italia per poter dedicare a tutte queste persone questo titolo. Una gran bella manifestazione, abbiamo cambiato la formula proprio per provare a creare e vedere una maggior qualità delle squadre presenti, soprattutto nella seconda parte, e credo che ci siamo veramente riusciti. Sono stati due giorni fantastici, ho visto delle partite incredibili con intensità straordinaria, anche con buona qualità di gioco. Devo anche fare i complimenti veramente a tutta la regione Calabria, la FIPA Calabria, che ho visto tantissimi volontari ed è veramente, hanno gestito e al meglio questa manifestazione, che credo siano stati anche tutti contenti, non ho sentito nessuna critica. Complimenti veramente. Porto Gruaro è morto il fratello di Marta Marzotto, la popolare donna del jet set mancata qualche giorno fa. Si chiamava Arnaldo Vacondio e aveva 89 anni, viveva in zona Frati, anche lui come la sorella era originario della provincia di Reggio Emilia e ha condiviso momenti e anni di estrema povertà subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma Arnaldo era qualcosa di più di un fratello, amico, consigliere e soprattutto un sostegno durante l'infanzia e la vita adulta. È stato direttore di uno degli stabilimenti della grande industria Marzotto. Questa mattina si sono celebrati i funerali nel Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro, città in cui viveva, presenti i figli e anche il nipote Umberto Marzotto, volto noto della televisione e della solidarietà.
Si avvicina il 2 di giugno, anniversario della Repubblica Italiana, 77esimo anniversario della Repubblica Italiana. La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha organizzato alle ore 11, in occasione della ricorrenza nella splendida cornice del Parco della Pace di Portogruaro, il concerto dell'Orchestra di Fiati diretta dal maestro Mauro Valente, eccellenza quest'ultima riconosciuta come una delle espressioni più autentiche del territorio. L'organico coinvolge studenti, insegnanti della Scuola di Musica della Fondazione, ma anche studenti, collaboratori e professionisti provenienti dalla Scuola di Musica, dai licei musicali e dai conservatori presenti tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Ingresso libero. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio la rubrica Salute in Prima Linea e poi la programmazione che continua. Non perdetevi il film in prima serata. Per quanto riguarda l'informazione, ci rivede puntuali con i prossimi TGM. Arrivederci.